Un regolamento nei fatti inapplicabile, quello sulla concessione in gestione degli impianti sportivi approvato esattamente un anno fa dal Comune di Pistoia. La pensa così il gruppo Pistoia Domani, che ha spiegato in conferenza stampa le sue motivazioni, chiedendo che venga quantomeno rivisto nella sostanza, se non addirittura annullato. È di fatto inapplicabile. Infatti sono sorti dei problemi interpretativi che gli uffici hanno sottolineato sulla distribuzione delle ore e degli spazi alle diverse società sportive. Invece di coinvolgere il Consiglio Comunale, di ipotizzare una modifica o una revoca come noi abbiamo richiesto, si è preferito fare incontri all'interno degli uffici dell'assessorato senza accontentare assolutamente nessuno e facendo permanere quelle difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, perché sulla stampa vengono denunciate dagli operatori. Quindi ora ci sono società che non possono usufruire di questi impianti? Ci sono delle società che sulla base del disposto del regolamento non avrebbero potuto usufruire di impianti e di ore. Poi con alcune trattative che, ripeto, non hanno però accontentato nessuno, sono state cedute da altre società che ne avevano titolo determinate ore, soprattutto in modo particolare alla pallavolo. Questo dal nostro punto di vista è un atteggiamento insostenibile, perché immiserisce l'attività di tutte le società che hanno pari dignità, riteniamo. Immiserisce il ruolo del Consiglio Comunale, soprattutto va contro platealmente quei principi di trasparenza e omogeneità che reggevano lo stesso regolamento.